Ciao appassionati, allora sto andando a vedere una vecchia utilitaria degli anni 80 italiana perché vorrei acquistarla per me. Una macchina di cui io ne ho avuto 5 e mi sono sempre detto che se ne trovavo una bella, fresca, con pochi chilometri, ad un buon prezzo, l'avrei presa. Si tratta di una Fiat Uno prima serie. Io ho sempre avuto solo prima serie e sempre versioni base. Anche questa che sto andando a vedere è una versione base del 1988, una macchina che dovrebbe avere 27.000 km. Guardate cosa c'è qua nell'officina dove sono venuto, questa splendida spec, la Toyota, bellissima, con a fianco la Fiat Uno che sono venuto a vedere. Peccato che c'è stata la pioggia e quindi vedere le macchine con la pioggia non è mai bello. 1,45, però il posteriore è assolutamente intonso, ancora con gli adesivi dell'officina concessionaria che l'aveva venduta. Qui c'è una brutta botta, delle strisciate. Sì, la macchina non è perfetta, me l'aveva detto il venditore. Anche qua nel fianco c'è questo striscione. Comunque devo dire che nei particolari si vede benissimo che la macchina ha pochissimi chilometri. Per esempio qui dietro la serratura del portellone posteriore era un difetto tipico e si fessurava tutta, sempre tutte quante erano fessurate. Adesso sto guardando il lato passeggero, che qua giù qualche botta, qualche strisciata anziché. Che qui un piccolo striscio. Però devo dire che la macchina si presenta davvero bene, si vede che è stata dentro, il colore è bello lucido. Non ho la pretesa di trovarla pari al nuovo, ma volevo trovarla bella, e qualche striscio per me non è che sia proprio così devastante, diciamo. Devo anche dire che sono emozionato perché sto per salire sulla 1 dopo almeno 10-15 anni. Mi accorgo adesso che c'è anche un faro da sostituire, ha preso un sasso, ma insomma. Però la mascherina per esempio è perfetta. Un'altra cosa che guardo sempre sono le targhe, se sono intonse e quindi la macchina non ha mai subito un urto anteriore. È uguale a quelle posteriori. Sul contachilometri sono segnati 27.000. In pratica la macchina è nuova. Mentre aspetto, mi guardo questa splendida Toyota, perché io sono un grande appassionato di JDM, anche se non ne ho mai avute. Questa sembra ferma da un bel pezzo, ma a sto punto proviamo anche a sederci. È una bella macchinetta con la sua bella strumentazione. Mi sarebbero piaciuti di più gli strumenti perfettamente circolari e non, diciamo, col contagiri, perdonate, mangiato dal contachilometri. Però bella, queste Toyota sono fantastiche. Io intanto continuo ad ammirarmi la mia Uno. Ho appena controllato i fondi, il sotto, almeno dalla parte dove si può accedere facilmente, devo dire che sono perfetti. Poi guardavo adesso anche le guarnizioni, è tutto intonso, tutto immacolato. A parte gli strisci, che quelli ci stanno e sono compatibili con quando saremo tutti vecchi e guideremo ancora. Però guardate anche le guarnizioni qui dietro del finestrino, perfette. Ma devo dire che è una macchinetta che mi piace tantissimo e penso proprio che la prenderò.
Adesso sto ammirando anche il lato del passeggero, ripeto, c'è qualche strisciata come avevamo visto anche prima. Però la macchina è bellissima dal mio punto di vista. Adesso possiamo anche andare a vedere gli interni. ...27.910 km, versione base, che secondo me è rara quanto la turbo, la base base. Anche i sedili, sto controllando il sedile di guida, ha solo bisogno di fare detailing e pulirla bene. Guardate anche la pedaliera in condizioni pressoché pari al nuovo. Il cielo bellissimo, è davvero una macchinetta dal mio punto di vista ben tenuta e che merita. Mi sono accorto invece che comunque è un po' rovinato e non può che essere così, perché la plastica si rompeva subito, non solo con il sole ma anche con il caldo e il freddo. Però per il resto vabbè, questa è un'inezia, qui già è rotto, ma per il resto è tutto intonso. Guardate anche il bordo qui, per esempio il bordo, vedete, non hanno mai caricato, non è che è stato verniciato, non hanno mai caricato, è praticamente pari al nuovo. Anche il dietro, la gomma. Madonna, è proprio bella sta macchina. Mi piace. Adesso andiamo a vedere il motore. Guardate il portachiavi. Eccoci. Ecco il motore in tutta la sua bellezza. Davvero, questo è il Fire 1000, davvero ben tenuto e tutto in condizioni direi perfette. Mi sa che da oggi avrò una Fiat Uno finalmente, dopo 10-15 anni, non mi ricordo neanche più. Proviamo anche ad accenderla. Madonna, ancora l'odore, mi ricordo l'odore della Fiat Uno. Veramente è una sensazione che non posso, una sensazione che non sono in grado di trasmettervi, però è favoloso. Che rumore. Macchina che aveva ancora lo starter, l'aria a manuale. Beh, il motore gira benissimo, non fa nessun rumore strano. Che bella, sono già innamorato di questa Uno, anche il colore mi piace tantissimo. Che le plastiche dal lato passeggero sono in condizioni perfette. L'unica pecca di questa macchina è il cambio, che ha solo 4 marce. Guardate il tagliandino con il cambio dell'olio. 22.667 km nel 2010 fu cambiato l'olio motore. Pazzesco. La
cosa bella che vedo, ha sì degli strisci, però non ha botte, diciamo, a parte quella posteriore vicino al faro, diciamo. Ma se guardate, anche gli specchi delle porte sono perfetti. Anche i paraurti sono in ottime condizioni. No, veramente è una gran bella macchina. Solo questo è il danno più grave, diciamo. Bene, ho deciso e la prendo, anche perché il prezzo è particolarmente invitante e giusto, diciamo. Finalmente ho una Fiat Uno. Bene, ciao a tutti dallo Stego.